Ragazzi, salve a tutti. Oggi faremo un test veloce con questa nuova testina, la V5 contro la Z5. Andiamo subito a fare il test.
centimetri di differenza circa. Allora, questo, la tendenza è magari con questo tappo ad impuntarsi nel terreno in caso ci sia qualche asperità, mentre questa scorre. Ragazzi, cosa posso dire di questa testina, la V5 della Diatop? Allora, Diatop batte Diatop. Allora, fino a poco tempo fa la consideravo la migliore ed è una delle migliori, questa testina, per la facilità di caricamento. Non è quella automatica, però è molto molto facile da installare il filo, perché ci sono delle alette in plastica molto morbida, non c'è bisogno di nessun tipo di attrezzo per schiacciare e caricare la testina. C'ha puntali in acciaio per l'usura. L'unica pecca che secondo me è migliorabile di questa testina è che non bisogna creare tutte queste fessure in maniera tale che il terreno non possa infilarsi dentro in queste fessure e poi creare magari qualche piccola eccentricità durante la fase di taglio. Per quanto riguarda invece l'altezza, siamo sui 3,8 cm altezza filo da terra, compresa la boccola di batti e vai, e mentre questa siamo sui 2,8, abbiamo un centimetro di differenza fra le due. E non sembra poca cosa, ma in realtà riusciamo a fare dei tagli molto più radenti. Altro vantaggio che ho riscontrato, questa rispetto a questa, che abbiamo meno inceppamenti durante la fase di taglio. Se anche non riusciamo a tenerla alta, a sfiorare il terreno, riusciamo comunque in caso di asperità non avere inceppamenti. Questa invece, con questa sporgenza, potremmo avere magari difficoltà nel farla scorrere nel caso in cui trovassimo dei sassi per terra o qualche radice, mentre questa riusciamo a scappare via in maniera agile. Posso dire che sono stato molto 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 contento di questa testina. Il caricamento è abbastanza rapido. Avevo qualche perplessità sulla mano, perché è molto grande, io ho una mano non grandissima, però sono riuscito a caricare il filo. Non bisogna esagerare nel caricare il filo. Qua ho fatto proprio il massimo che si può fare. Diametro 3 spiralato. Riesco a mettere 5,5 metri. Comunque non, secondo me non bisogna andare oltre i 5 metri di filo. Devo fare altri test per vedere la capacità di portata, se riesce a portare anche il 3,3. Comunque, come primo aspetto, cioè come primo test, sono stato molto 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 contento. Adesso l'idea è di installare questa e questa qua metterla un attimo in stand by. Anche con questa testina abbiamo queste due fessure, però non ne abbiamo molte meno possibilità di che la terra si fermi. Poi anche questa testina è molto morbida nella fase di apertura, basta schiacciare, c'è una plastica abbastanza morbida da poter aprire. Ok, eccola qua, senza l'utilizzo di attrezzature. Unico svantaggio di questa testina è che se dobbiamo cambiare filo dobbiamo per forza smontarla ed è un po' difficoltoso tirare via il filo. Dunque, quando dobbiamo cambiare filo forse è meglio, cioè, finirlo e poi cambiarlo. L'unica cosa è quella. Mentre qui, per rimuovere il filo che magari non andava, cioè per rimuovere il filo perché magari è troppo fino o perché è troppo grosso, qua facciamo molto presto a rimuoverlo e a sostituirlo. Qui magari è un po' più difficoltosa la cosa, però è fattibile, insomma. Eccolo qua. Queste sono le alette di aggancio. Sincerarsi che sia incastrata bene. E magari, eccola qua, a posto. Ha una buona protezione sotto. Dunque l'usura deve essere... Questi supporti d'acciaio, l'usura è ridotta. Bene, io direi.
e adesso dovrò usare per forza questa per un bel periodo in maniera da testarla al massimo e ci rivedremo fra qualche mese. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!